Stefano, hai fatto preoccupare di nuovo nostra figlia. Grazie. Come sta Stella? Sta bene? È passata la febbre? Meglio, adesso per fortuna sta meglio. Vedi che ho solo 5 minuti. Dove sta Leonardo? È brava. Ce n'hai di palle per venire fino a qui. Ti ho chiesto dove sta mio figlio. Prima devi portarmi fuori da questo posto. Trova il modo di farmi uscire di qui. E ti dirò dove è Leonardo. Ci sto provando, minchione. Ci sto provando. Abbracciami. Abbracciami, stronzo. Salutami nostra figlia. Sicuramente. Ho finito! Perché è andato? Oh, c'è la cicatrice? Sì, c'è la cicatrice. Come ci ha fatto chiacchiere? Oh, ragazzi, guarda, guarda, sta qua! Ragazzi, polizia! Fermo, Tespa, fermo! Ma forse è già tardi, no? Lui. Fermo, polizia! Fermo! Fermo! Abbassa l'arma! Abbassa l'arma! Giù! Che cazzo! Alza le mani! Questa è eroina. Nel tuo marsupio c'erano 22 dosi di eroina. Vuoi ancora continuare a dirci che non ne sai niente? E questo chi te l'ha fatto? Anche Farrucca ne ha uno uguale. Cos'è? Il segno di una banda? Io non sono un infame. Non tradisco un amico. Il tuo amico è ferito. Se non lo troviamo in tempo rischia di morire. Dici dov'è? Non lo so dov'è. Vabbè, allora dici cosa sai. Allora, facciamo così. Te lo chiedo un'ultima volta perché sto cominciando a perdere la pazienza e ne ho nessuna intenzione. Dici dov'è tuo fratello. Quante volte ve lo devo dire? Ci vediamo una volta all'anno, giusto a Natale. Dai. Basta con le cazzate, smettiamola di prenderci per il culo. Vuoi davvero farci credere che l'azione al porto l'hai fatta tu da solo? Io, commissa, non so di che cosa state parlando. Allora te lo dico io di cosa stiamo parlando. Sai cos'è questo? Vieni, vieni, guarda. Sai cos'è? Te lo dico io. Questo era il mio regalo di nozze per Francesco Ricci.
Era il mio migliore amico e doveva sposarsi fra qualche giorno. Invece è stato ammazzato come un cane. È stato sepolto come un cazzo di criminale davanti agli occhi della sua donna. Non ti dice niente? A me mi dispiace per l'amico suo e per la sua compagna. Che sembra... Ma io non saccio niente. Va bene. Io te la faccio sparire quella faccia di cazzo. Te la faccio sparire allora, una basta. Volta per tutte basta, quella faccia basta. Di cazzo. Fammi vedere. Fai vedere. Ecco, ti sei fatto niente. Vorrà dire che le porterò le tue condoglianze. Non si preoccupasse, commissario. Tu stai zitto. Vedrà che se le verrà a prendere da sola. Dimmi che cosa hai detto. Ripeti cosa cazzo hai detto. Che cosa hai detto. Luca. Dai, lasciami. E non conviene. Comunque non sono commissario da sta di cazzo. Andiamo. Aprite, la chiacchierata è finita, dai. Non ridere, non ridere. Farouk è il fantino. Io sono il suo cavallo, uno dei tanti. Lui ci dà la roba e noi la vendiamo. Poi lui passa a prendere soldi e ci dà altra roba. Tra qualche anno anch'io diventerò un fantino e avrò i miei cavalli. E quella cicatrice? Un giorno avevo perso una dose e lui mi ha tagliato. Un segno per ricordarsi dello sbaglio. Come prima avevano fatto a lui. Chi? I capi, ma io non so chi siano. Li ho visti per la prima volta l'altra notte. Li sapresti riconoscere? Chiama Vittoria, facciamo l'identikit. Allora, che è successo l'altra notte? Farouk aveva deciso di tornare in Algeria. Ma voleva tornarci da uomo ricco con la sua donna. Aveva cominciato a rubare soldi ai capi per partire, loro se ne sono accorti e ci hanno radunato tutti, cavalli e fantini, per mostrarci come finisce chi prova a fregarli. In camera. Mi hanno detto che è andato tutto bene. Adesso ti puoi anche rilassare. Noi i nostri complici li trattiamo bene. Grazie. Lo so che cosa stai provando, sai. Io non credo. Invece sì. Anch'io c'ho una figlia. Lo so che significa non poterla vedere, essere lontano. È sua madre che mi impedisce di stare con lei. E tu? Che fai? Già ti sei rassegnato? Forse c'ha ragione lei. Minchia te. Tutti quanti commettono errori, tutti. Ma tua figlia è sangue tuo e questo non cambia. E tu invece? Che farai quando ritroverai Leonardo? Io non lo so. Ti auguro di non provare la stessa sensazione che ci ho avuto io. Vedere una figlia lontana e pensare che forse è meglio così. Lo posso fare un tiro? Certo. Grazie. Te ne vuoi fare uno?
No, va bene così. Stai tranquilla. Non manca molto. Tutta questa storia sta per finire. Tu non eri d'accordo, vero? A te non te ne fotteva una minchia. È stato tuo fratello che ti ha tirato dentro questa cosa e così? Io e mio fratello siamo una cosa sola. Non te lo dimenticare. Buonanotte. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Non mi interessa di soffrire, non mi interessa la sofferenza, no. Io sono morta, sono pure risorta, e allora dov'è? Dov'è il mio regno dei cieli, dov'è? Io le chiedo perdono, padre. Tranquillo, andiamo a casa. Pronto? L'ambulanza sta arrivando. Perdono per tutto il male che ho fatto. Ma sei qui? È per quello che sto per fare. Ehi, ehi, fermi! Fermati! Sciarra! Fermati! Giù le armi o ci ammazziamo tutti! Che minchia sei tu, vero? Secondo te? Cammina! Via, via! Sciarra! Sciarra! Biggiazza! Mica vuoi fare? Che ci fai qui? I sorti? Dove sono? Mi avete rotto i coglioni. Ammazza, mi spara. Che tanto io non te lo dico.
ti do i soldi. Quando tu mi fai vedere mio figlio in carne e ossa. E io lo voglio vedere domani. Ah, ma no, aspetta. Ma sì, forse è che devi chiedere il permesso al fratello grande, così. Non ce la fai a prendere una decisione tutta sola, no? Chiudiamo questa storia al cazzo. Decido io. Tu mi porti i soldi. Io ti faccio vedere tuo figlio. Domani. Si fece tardi. Me ne devo tornare a trovare Chiara. Salutami. Insomma, tu non lo trovi strano quello che è successo? È morto il mio migliore amico e merita un po' di rispetto. Chi sei sano? La fabbrica di Libero Grassi non è di chiude. E poi gli orari l'avevo già preso io. Tu prendi quelli di casa. Quando ne esce, quando sa, come si muove. Dobbiamo sapere tutto. Va bene, ci penso io. Non ce n'è problema. Che macchina hai cacciato? Una Saab, blu. E poi non ti può sbagliare. Chi? È l'unico che porta i sandali, come i frati. A posto.